La Toscana continua a bruciare. Sono stati ben 224 gli incendi boschivi che si sono sviluppati nel solo mese di luglio. Un numero assolutamente fuori norma che ha richiesto uno spiegamento di forze eccezionale sia in termini di squadre di operai forestali che del volontariato AIB impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Ed è un record anche in termini di ore di volo degli elicotteri regionali, circa 607, e di lavoro della sala operativa regionale e degli 8 centri operativi provinciali. Nei primi giorni di agosto la tendenza purtroppo non cambia. Sono già 44 gli incendi in tutta la Toscana. In provincia di Arezzo gli ultimi due si sono verificati a poche ore di distanza l'uno dall'altro. In località Cennina, comune di Buci, nella Val d'Ambra, sono andati in fumo 10 ettari di terreni incolti e bosco. E anche qui c'è stato l'intervento degli elicotteri. L'altro a Terranova Bracciolini, in località Campogialli, dove sono state impegnate 5 squadre dei vigili del fuoco provenienti da tutta la provincia. Oltre bosco e anche in questo caso terreni incolti, sono bruciati alcuni annessi agricoli e minacciate alcune case. Adesso la situazione è sotto controllo. No, paura no, più che altro un po' di preoccupazione perché continuava il vento, era veramente brutto.